Ha fatto tappa oggi a Riva del Garda, in piazza Cavour, un camper attrezzato sul quale è stato possibile effettuare visite oftalmiche di prevenzione contro le malattie agli occhi. È un'iniziativa molto apprezzata, messa in campo dal Club Lions di Arco Riva. Infatti, sono stati molti i cittadini che si sono sottoposti alla visita gratuita. Il significato di questa iniziativa del Lions, vicepresidente? Il significato è quello di fare uno screening preventivo dei disturbi della vista, dedicato in questa occasione, per questo evento, alla popolazione dell'Alto Garda, ed è organizzato, diciamo, su scala distrettuale e riguarda, diciamo, tutta la popolazione del Trentino e di parte del Veneto. Oggi però, in particolare, come ripeto, ci stiamo concentrando su Riva del Garda, verranno fatti un certo numero di visite per dare delle indicazioni a chi si vuole sottoporre di quali possono essere eventuali problemi alla vista in termini proprio di prevenzione e quindi di eventuale successivo approfondimento nel caso fosse necessario. È una campagna di prevenzione, è rivolta soprattutto alla patologia glaucomatosa. Essendo in piazza non possiamo mettere le gocce, non possiamo vedere tutta la retina, però il glaucoma riusciamo a diagnosticarlo, insomma. È molto accettato dalla popolazione, è un'associazione, facciamo volontariato, ma è un lavoro molto utile. Il glaucoma acceca e quindi cerchiamo di prevenirlo.